Benvenuti in un nuovo video. Sì, sono ritornata di nuovo nella mia cameretta per il semplice motivo che c'è una bellissima luce, ogni tanto arriva anche il sole, quindi ho deciso di mettermi in cameretta proprio da fare un video semplice, visto che sarà anche molto breve senza stare lì a accendere le luci. Così, ho voluto fare un po' così. Oggi andremo. Sì, potevo prepararmele prima. Oggi andremo a provare due barrette che sono le Proteinella White Chocolate e Hazelnut Chocolate. Queste barrettine qui, eccole qua, le trovate sul sito di All Supplement. Sapete che per qualsiasi acquisto su All Supplement potete contattarmi su Instagram, io sono a vostra disposizione per i consigli e per un acquisto mirato per non farvi spendere. Io ci tengo perché non voglio che voi spendete soldi ovunque, inutilmente, quindi per qualsiasi cosa potete scrivermi e avete anche il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io inizierei però dalla prima. Queste sono una delle ultime barrette uscite. All'ultima uscita, infatti, ci sono solo due gusti e le ho prese tutte e due. Costano all'incirca, se non sbaglio, su 1,70 euro. E vi dico anche io valori nutrizionali. Ovviamente, raga, ogni persona è a sé. Io vi parlo per le mie esigenze, per la mia dieta, tra virgolette, per la mia alimentazione che sto seguendo. Poi, ovviamente, c'è chi ha una dieta, ci sono davvero tantissime diete, quindi ogni persona poi acquista le barrette in base alle proprie esigenze. Io le ho acquistate, quindi il mio lavoro, tra virgolette, in questo momento è quello di dirvi se è buona o non è buona. Io vi parlo per quanto riguarda me, vi parlo per i valori nutrizionali. Allora, questa qui, Hazelnut Chocolate, ha 147 calorie per 35 grammi di barretta, ha 15 grammi di carboidrati, 7,2 grammi di grassi e 6,2 grammi di proteine. Sinceramente, per me ha troppi grassi, perché una barretta di 35 grammi che ha 7 grammi di grassi non va bene per me, perché comunque, ok, sì, ci può anche stare, però sinceramente non prediligo lei per 35 grammi di prodotto. Vi parlo tipo Carbechilla, sono comunque 60 o 65 grammi, o 45, vabbè, no, se mi sbaglio 60, comunque hanno 8-9 grammi di grassi, però hanno 20 grammi di proteine, quindi vi faccio anche questa differenza qui. Però ovviamente, ripeto, ogni persona è a sé e ognuno segue comunque una propria alimentazione. Quindi andiamo a vedere però il gusto. Proteinella. Vediamo. Io, raga, il mio terrore quando mi metto qui è che io va tipo sfocato. Io spero che si sta vedendo tutto bene. Che buon profumo, è bellissima. Ci sono sopra dei pezzettini, penso che sono pezzi di nocciole. Assaggiamo. Super croccante, se non ci fate caso. Un po' di liquore, se mi sto sbagliando io, però niente male, si sente che crunchy. Però devo dire che è molto molto particolare, sembra un po' quegli ovetti della Lindt, il cioccolato, e poi dentro ovviamente non c'è paragone, raga, non sto dicendo che è uguale proprio come sapore al cioccolato della Lindt, però tipo quando quelli là tipo che c'hanno i pezzi, che trovate i pezzettini all'interno, ecco, c'è un po' quella consistenza. Devo dire che come sapore mi aspettavo, non lo so, non avevo grandi aspettative, però non è quella barretta che mi fa dire oh mio Dio, la riacquisto. Però posso dire che per
uno spuntino, per una cosa così molto veloce è molto buona. Niente male. Andiamo a provare White Chocolate, che secondo me lei è una bomba. Secondo me mi piacerà. Andiamo ad aprire. Mi piace che hanno questa consistenza. Questa sa un po' di limone. Eccola qui. No, vabbè. Mamma mia, è buonissima, raga, questa. Al sopra è duro, però sembra il Magnum. Cioè, raga, avete sicuramente mangiato un Magnum bianco. Stesso identico sapore, no, raga, questa bianca la dovete mettere nel carrello, è assurda. Poi dentro è super morbida. No, vabbè. Raga, è buonissima, ve lo giuro, sembra proprio di mangiare un Magnum. Questa, anche se per me ha molti più grassi rispetto alle proteine, io questa la riacquisto, non me ne frega proprio. È buonissima, non sono scostumata che sto facendo i fatti miei, vi sto dicendo le calorie. Anche questa ha un po' di grassi in più, perché ha 151 calorie, 14 grammi di carbo, 8,8 grammi di grassi, quindi 9 grammi di grassi, e 6,1 grammi di proteine. Però, devo dire la verità che la bianca è la fine del mondo, quindi vabbè raga, penso che si è capito che la mia preferita è White Chocolate. Prendete la bianca e sicuramente non vi deluderà. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!